che come lui ho voluto essere chiamato. E si te va passando il tempo, ma Diego nunca passa más. Y como sé que pasa el tiempo, ma Diego, Diego está en el corazón. Cuando el re del calcio venne qui, la gente era felice come me. L'azzurro dipingeva questa grande città e il 10 era stampato dentro noi. Beati noi con un Napoli così. Ricordo anche mia madre che impazzì col semplice folklore. Vincemmo il tricolore, felici con il Napoli nel cuore. E si te va passando il tempo, ma Diego nunca passa más. E come sé che passa il tempo, ma Diego, Diego sta nel corazon. Ma Diego, Diego sta nel corazon. Ma Diego, Diego está en el corazón. Tutti al Maradona! Paolo Cuccaro! Cinzia Profita ed ben eccoci ritrovati. Qua! Eccoci qua, ritorniamo, ritorniamo con Che Parterre, caro Paolo! Questo non manca mai, fortunatamente noi abbiamo degli amici artisti, giornalisti che ci vengono a trovare con piacere, perché questa trasmissione Tutti al Maradona, e sappiamo che si tratta non solo di calcio, si tratta di cultura napoletana, poesie, canzoni, moda, c'è un po' di tutto. Questo io ci tengo a dirlo perché ci seguono con piacere, proprio perché c'è questa varietà che ogni tanto, parlando con gli esperti di calcio, si fa un saltino anche nella Napoli nostra. Assolutamente sì, è un viaggio meraviglioso tra sport, cultura, arte e formazione. E non a caso noi abbiamo settimanalmente ospiti in grado di mettere in evidenza le bellezze della nostra meravigliosa regione proprio da svariati punti di vista. Se tu sei d'accordo, ricordando a proposito di arte, di drammatizzazione della nostra meravigliosa regione, prima di introdurre i nostri ospiti, io vorrei invitare gli amici di Tutti al Maradona a recarsi presso il Teatro Totò, davvero per poter apprezzare quella che è l'arte. Oscar Di Maio con Sasà Trapanese, Il morto sta bene in salute, andranno in scena sino al prossimo 26 novembre appunto presso il Teatro Totò, quindi vi invitiamo a non perdere quello che è un appuntamento straordinario, meraviglioso, con la drammatizzazione e con l'arte. Ti posso dire che io ci sono stato perché mi hanno invitato e veramente mi sono divertito anche con la famiglia, perché è uno spettacolo, è una commedia da vedere con le famiglie, perché ci si diverte, ma proprio veramente si trascorrono un paio d'ore in pieno divertimento nostro napoletano. Benissimo, quindi invitiamo tutti gli amici a non perdere un appuntamento tanto importante. Nel frattempo, Paolo, se sei d'accordo, io direi di presentare i nostri ospiti. A te lascerò il lato sinistro, mentre io con grande gioia vado a presentare quella che è una colonna portante di Tutti al Maradona. Nato cabarettista, simpatico per natura, mette in evidenza quella che è la bellezza della nostra meravigliosa Napoli e di chi parte da Napoli con una marcia in più. No, sei tu, Daniele Napoleone. Ah no, io ma quando... Il problema è che quando tu fai queste presentazioni mi aspetto sempre che arrivi qualcuno... È la tua umiltà che ti porta a pensare che sia qualcuno. No, umiltà, è proprio la vicciaia, che non mi ricordo neanche che mangio mangiato a mio zio. Vabbè. Comunque, benvenuti qui. Dopo vi parlerò di qualcuno in questo gruppo che comincia a fare degli scherzi che pagherà molto caro. Però,
Per ora andiamo avanti, anche perché abbiamo degli ospiti eccezionali, quindi lasciamo spazio. Non solo, Daniele ci parlerà di quello che è avvenuto nell'ultima settimana all'interno del bar, tante notizie e novità. Lui è il nostro punto di riferimento calcistico, parla del Napoli da sempre con toni estremamente pacati, ama lo sport, lo ha nel suo DNA, ma l'attività motoria in genere lo contraddistingue, perché anche nel ballo il nostro mister Sergio Cerulli si è saputo mettere in evidenza. Buonasera e grazie per essere buonasera assieme a noi. Buonasera a te Cinzia, grazie sempre delle presentazioni bellissime che fai. È la verità. Ti ringrazio veramente. Pura verità, e questa sera ne avremo da parlare. Assolutamente. No, tutti gli amici dicono, ma mica come presentano a Sergio, quel grande, grosso. Però Sergio che sa Isa, sa fatto. Ma infatti io mi sento grande solo quando mi presenta Cinzia. Mamma mia, che sa filato di fa. Quando parliamo di cultura, di formazione, di organizzazione proprio della conoscenza, noi parliamo di lui, tra le altre cose il suo modo di esternare quella che è l'arte, la poesia, la formazione a Napoli è pressoché unico. Il professor Antonio De Pasquale. Buonasera professore. Sono sempre lusingato dalle tue parole. È la e verità, ti ringrazio. Pura verità. Paoletto. Tutti lusingati, cara Cinzia, meno male, perché dal lato mio, mo, chissà se si sentono lusingati, essendo presentato certo, da me. Tu tifa per la tua ala. Sì, ma Cinzia non fa due meglio. Io invece ho il piacere di presentare un veterano dell'arte napoletana, della poesia, del cabaret, ma che ne so, ne ha tante nella sua anima di artista, ed è Giorgio Gallo Coccobello. Buonasera! Grazie ragazzi, grazie per il Coccobello. Ma sono rimasto solo Cocco. Ma il bello sta dentro e noi lo sappiamo bene, anche perché è accompagnato da un giornalista, musicista che io ho avuto modo di conoscere anche attraverso il piano, perché è venuto a casa mia, ha suonato il piano benissimo, però fa il giornalista dedicato sempre alla nostra Napoli, al nostro Napoli, ed è il figlio di Giorgio, cioè Lino Gallo. Buonasera Lino. Buonasera a voi, piacere essere con voi. E poi parlando di giornalismo e di giornalisti poi giovani, ma diventati così esperti che addirittura ha avuto l'occasione di essere qui oggi a Napoli con noi, perché non vive neanche più a Napoli, pensa a Treviso, però attraverso questa striscia che ci porta da Napoli a Treviso, lui ha creato anche la sua pagina sportiva dedicata al Napoli e oggi è qui con noi, ce ne parlerà anche di un famoso libro che ha scritto poco tempo fa, ed è Luigi Gallucci. Buonasera Luigi. Buonasera. Grazie. Certo, Gallucci. Un reparto pollaio. Sì. Ha fatto giustamente l'alla sinistra. No, veramente me l'avevano detto e ho detto, ma voi troppi galla a cantare, non scare mai urni. Invece c'è un Gallucci. Siamo già d'accordo. E invece perciò abbiamo fatto uno più piccolo, che è un Galluccio. E poi tra le altre cose possiamo dire che oggi siamo tutti a Mazzarut, no? con il Mazzarri che è entrato nella nostra vita, è ritornato, questo famoso ritorno di Mazzarri, ma vedo un entusiasmo che perfino un fruttivendolo, no? Ha scritto in coppia i Pumarol e il San Mazzarri, invece di San Mazzarri. Bello questo. Bene sì, ed a proposito di Mazzarri, prima di parlare con i nostri ospiti rispetto a quella che è la loro professionalità, io direi Paolo, se sei d'accordo, di iniziare proprio dal Napoli, da quelli che sono gli obiettivi futuri della formazione azzurra, visto che è cambiato il traghettatore, sì. È cambiato colui che dovrà traghettare appunto il Napoli verso traguardi ambiziosi, quelli che merita, soprattutto dopo aver vinto uno scudetto a distanza di 33 anni. Io partirei da mister Cerulli, ma giro la domanda un po' a tutti. Allora, il rientro di Osimhen, i tre dubbi di Walter Mazzarri, una full immersion, Sergio, verso l'Atalanta, la probabile formazione, sono gli argomenti che stanno tenendo banco in quest'ultimo periodo. A Castelvolturno Walter Mazzarri, nonostante
nonostante le tante assenze, sta già portando avanti un duro lavoro con la squadra e anche da solo, visto che i tanti sono impegnati nelle nazionali, una Fury Mission in cui studia la probabile formazione proprio contro l'Atalanta. A tuo avviso, da dove dovrà ripartire Walter Mazzarri? Allora, per quelle che sono le notizie che io ho avuto tramite amici, è partito bene, nel senso che, come dicevo nell'altra trasmissione, il lavoro di un allenatore che viene a sostituire un, diciamo, allenatore che ha creato dei gravi danni, soprattutto a livello mentale, di personalità dei giocatori, di autostima, di voglia di fare, era quello di lavorare sulla mente, sulla testa dei ragazzi. Io dico ragazzi perché per me i giocatori sono ragazzi. E sembra che lui stia facendo proprio questo, stia lavorando proprio in questo. C'è qualche ragazzo della primavera che io conosco che mi ha detto testuali parole, dice: mister, siamo tornati, i giocatori sono entusiasti perché sono tornati a lavorare come si lavorava con Spalletti. Facciamo tattica, a me questa cosa mi fa male perché non voglio pensare, però purtroppo poi le prestazioni del Napoli ci hanno dato ragione, che tutto curava Garcia fuorché la tattica, che è fondamentale in una qualsiasi squadra, a meno che non c'hai 10 Maradona, ma in qualsiasi squadra, se non lavori con la tattica, se non vai a memorizzare i movimenti, le chiusure, oggi si gioca a 100 all'ora, se non ci sono dei movimenti fatti per bene, è normale che si venga in difficoltà. Il Napoli, io ho sempre detto, non è una questione fisica, perché oggi anche l'allenatore meno capace ha un team di preparatori atletici che sanno cosa fare. A questi livelli è soltanto una questione di testa. Io ho sentito ragazzi che mi hanno detto: i giocatori sono entusiasti perché Mazzarri li sta facendo lavorare come si lavorava con Spalletti. Poi Mazzarri lo conosciamo, è uno che sa lo spogliatoio, conosce la vita dello spogliatoio, parla molto con i ragazzi, con i giocatori, ha parlato molto con Osimhen, quindi ha capito dove che deve andare a parare per cercare di portare il gruppo a sé. Il lavoro che deve fare lui è solo di ricompattare il gruppo, fargli prendere autostima, perché parliamoci chiaramente, noi abbiamo giocatori di qualità enorme, noi centrocampisti come Napoli, e parlo di Zielinski, di Lobotka, a livello tecnico ce l'hanno poche squadre, davanti poi lasciamo stare, abbiamo tre giocatori, lo sapete, io sono innamorato di Raspadori perché mi ricorda tanti giocatori come lui, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen, che è la ciliegina sulla torta. Noi veramente abbiamo fiori di giocatori, è impensabile che Napoli deve essere tagliato fuori dalla vittoria a scudetto. Se noi in queste prossime tre partite, l'ho detto prima, vi ricordate, ho detto la verità, ce la diranno le prossime tre partite. Noi dobbiamo giocare a Bergamo con l'Atalanta e non dovrebbe essere proprio, perché l'Atalanta non attraversa un periodo bello, e quindi può darsi, però poi abbiamo l'Inter in casa, e l'Inter sappiamo bene che il suo modo di giocare, chiudersi e ripartire, può diventare pericoloso, e poi abbiamo la famosa partita a Torino con la Juve, quindi queste tre partite ci diranno il Napoli cosa farà quest'anno, e queste sono le tre partite che ci diranno il campionato del Napoli, che vita avrà. Ecco, io partirei anche da Lino e Luigi per porre una domanda, per mettere in evidenza quanto mister Cerulli ha fatto in maniera davvero impeccabile. Si ripartirà certamente dal 4-3-3, anche se qui in studio non amiamo parlare di moduli, ma è il modulo al quale ci eravamo abituati. Con Gollini in porta, visto che Meret è ai box, poi Di Lorenzo, Ramani, uno tra Nathan e Ostingard, e chissà, a sinistra Olivera, probabilmente staremo a vedere, in dubbio, ma probabilmente così. No, Mario Rui vuole tempo per lei. Appunto, l'ultimo a rientrare, ma chiamato sicuramente agli straordinari per l'infortunio di Mario Rui. A centrocampo Zielinski, da verificare se non ce la farà con Anguissa e Lobotka, ci sarà uno tra Gaetano ed Elmas. Davanti dovrebbe rientrare Osimhen, uno con cui Mazzarri, così come diceva mister Sergio Cerulli, sta dialogando moltissimo anche per ricreare gli equilibri giusti. Come la vedete voi? Quali potrebbero essere le insidie legate alla prossima gara? Il primo dubbio, secondo me, è proprio quello della formazione. Perché mi aspetto un qualcosa da Mazzarri, ma non nel modulo. Perché il modulo in sé per sé è intelligente, se Mazzarri parte col modulo 4-3-3, no? Che non fa lo stesso errore
fatto no, ma quello sta provando. Quello sta provando. Ma il merito principale di Mazzari in questo momento è quello di aver fatto nulla ma fatto tanto. Sì. L'euforia di Mazzari, che ha dato Mazzari, è una cosa immensa. Io sono stato sempre per lavoro fuori allo stadio domenica scorsa e si vedeva uno sconforto enorme. Che si vedeva che se avevano Garzia avanti, secondo me non usciva vivo. Poi vai mercoledì a Castel Volturno, blindati, e ti ritrovi praticamente i tifosi fuori Castel Volturno. Sembrava che Napoli avesse vinto lo scudetto, quindi è tutta una cosa in tre giorni. Nessuno ricorda che il Napoli ha perso con l'Empoli l'ultima partita, tutti immaginano a Mazzarri. Però giustamente Sergio diceva una cosa importante, attenzione alle prossime tre partite, quattro partite, ma quelle sono un tranello enorme. Perché attenzione non al risultato di quelle 3-4 partite, attenzione al gioco, alla prestazione. Certo. La prestazione, che è diverso da dire il risultato, perché se poi si fanno i paragoni fra 10 giornate tra l'operato di Garcia e l'operato di Mazzarri è un errore madornale. Perché Garcia ha giocato 10 partite di medio-basso livello con un inizio di euforia e di gioco di Spalletti. Poi inculcando con le sue teorie banali, quarto posto, per cosa saremo a parlare continuamente, inculcando un qualcosa che ha dato, si è visto la squadra come ha reagito. Adesso ci sono 10 partite distruttive per chiunque, quindi se si fa la metà di Garcia, significa che si è fatto tanto bene. Quindi bisogna guardare in prospettiva e non il risultato. Se siamo intelligenti, dico siamo perché sono sempre a contatto dei tifosi e quindi il tifoso deve essere intelligente nel comprendere che questa è la cosa importante. Domenica prossima si perde 2-1 a Bergamo, l'euforia deve essere enorme se il Napoli ha giocato come deve giocare. Certo. Se perdi 2-1 perché non hai giocato è diverso. Però bisogna avere tempo e andarci. Quindi riappropriarsi prima del gioco, Luigi, e poi valutare il risultato. Allora, noi purtroppo siamo passati dalla primavera del 2023 all'autunno del 2023 da una situazione di macchina perfetta ad una situazione di macchina ingolfata. Noi dobbiamo dire grazie a Garcia di tutto questo capolavoro? Diciamo grazie, però arrivederci. Infatti dice Garcia Maron la Soneggio. Ecco, allora la cosa più importante è ritrovare la continuità della prestazione. Cioè non si può vedere una squadra che ha 60 metri, e l'allenatore ce lo può confermare, tra il difensore e l'attaccante. Queste cose si vedono nei campionati di dilettanti. Questo l'ho spiegato nelle trasmissioni precedenti per far capire loro come si muoveva il Napoli di Spalletti e Napoli di Garcia. Di un certo tipo, io penso che un minimo di colpa e di responsabilità, se proprio vogliamo essere buoni, ce l'abbia anche quel signore che sta sulla panchina e che prende appunti. Io faccio solo la differenza. Mentre Spalletti e un Conte usano quella linea tratteggiata tanto perché loro sono degli attori nella partita e sgridano i giocatori se ci stanno dei pericoli in marcatura preventiva, questo signore sembra il maestro che sta sulla cattedra e sta aspettando che dopo 45 minuti i ragazzi gli portano il compito in classe nello spogliatoio. A me questa cosa proprio dà fastidio per l'approccio, cioè è proprio la filosofia con cui lui ha approcciato Napoli, il Napoli, che è sbagliato. I risultati del campo testimoniano di una insofferenza e di una discontinuità che i giocatori alla fine in vario modo hanno evidenziato e che purtroppo poi riflette pure la vicenda della classifica, perché meno 10 dall'Inter, onestamente, se fosse stata la San Benedettese lì sarebbero a fare i salti di gioia, ma un Napoli campione d'Italia meno 10 da un Inter che è molto forte, che c'ha gente come Guerra, no, sulla carta è la più completa del campionato, che c'ha Mkhitaryan, che c'ha comunque la capacità di organizzare sempre una squadra competitiva, comprensiva pure di panchina. A questo punto qua dico non è però tanto più forte da dover avere 10 punti, perché di distacco da Napoli ad avere quasi ipotecato secondo i milanesi lo scudetto della serie. Vabbè, io penso che la matematica abbia ancora da poter dire molto. Sì, sì, ma io l'ho detto, queste tre partite sono fondamentali per una questione proprio mentale e di campionato. Allora, se tu fai
speriamo in Dio che il piacere nostro. La prima, fondamentalmente. Se tu facessi 3 vittorie, tu avresti guadagnato non 3, ma 6 punti, certo, sulle, su quelle che ti stanno avanti. Quindi, e poi il lavoro, diciamo così, il carico che ti viene proprio interno. Il danno grosso, Garcia, l'ha fatto nella mente dei giocatori. Li ha praticamente. In Napoli abbiamo visto a sprazzi il Napoli di Spalletti quando i giocatori giocavano sulle reminiscenze del vecchio gioco. Poi, per forza di cose, quando tu abbassi il baricentro della squadra, è normale, non puoi fare più il benedetto, quello facciamo il pressing alto. Nel momento in cui abbassi il baricentro, il pressing alto lo vanno a fare 3 giocatori. Saltata la prima linea dei 3 giocatori, sei fregato. E vanno dentro, e ne abbiamo presi non solo con l'Empoli, abbiamo preso delle ripartenze. Io penso che Garcia non ha manco espresso proprio il suo valore reale, perché lui è stato molto condizionato tantissimo da tante situazioni. Il Napoli giocava alto, come dicevi tu, non ha potuto giocare alto perché ha avuto paura, non ha avuto Kim e ha temuto di non farci. Ma non poi è dopo, un giocatore che ti fa la differenza. No, cosa è successo secondo me, quella è la mia opinione. No, secondo me poi è passato dopo la prima sconfitta, seconda sconfitta, ha iniziato a guardarsi dietro le spalle, al posto, adesso mi cacciano, vediamo cosa fare, e non ha usato. Non osando più, è dovuto andare via. Doveva andare via prima. Ho detto tutto, come direbbe definito. No, ma non esiste. Cioè, il Napoli campione d'Italia. No, ma non sono discorsi che può fare un allenatore. Sì, cioè, un allenatore che allena una squadra di vertice. Adesso una squadra di vertice, ma uno che viene qua e non sa la squadra che sta allenando, perché lui non sapeva cosa stava allenando. No, non ci voglio proprio credere. Io ci voglio credere che non sapeva, perché è uno che era proprio fuori in questo momento. E allora la colpetta di Laurentiis se l'ha pigliata. Ci sei arrivato piano piano. No, io ci sono arrivato prima perché io so delle cose, ma non le dico perché non voglio passare per saccente. Allora, De Laurentiis, prima di contattare gli allenatori, si sente, lo sai, tu fai il giornalista, lo sai che si sente anche con Pierpaolo Marino e con altre persone. E io so che Pierpaolo gli aveva proposto Andreazzoli, che era libero. Naturalmente, vinci lo scudetto con Spalletti, se ne va Spalletti che è nazionale, piglia Andreazzoli, o tifoso napoletano, cosa fa? A chi ha pigliato? Ma chiedo scusa, anche se avesse preso Mazzarri direttamente, sarebbe stato una critica enorme. Però per esempio Andreazzoli, tu devi andare a prendere un allenatore che possa seguire un percorso. Andreazzoli è uno che oggi come oggi, guardate l'Empoli come gioca bene, ragazzi, perché Andreazzoli è bravo, l'ha fatto già prima, nella sua prima esperienza, è uno che fa giocare bene le squadre. Andreazzoli poteva seguire quel percorso. E tu l'hai fatte le scelte così, non hai avuto paura di prendere Sarri, perché ti sei creato il problema? Perché questo secondo me è stato il problema, non puntare su un allenatore capace, non di nome. E aspettare che facesse il decorso che ha fatto danni, io spero che siano... recuperabili. Spero che siano fisici. No, non sono fisici, sono mentali. Io spero. Sono mentali. C'è un grande vantaggio. Io so questo, che i giocatori sono entusiasti di essere tornati a lavorare come lavoravano con Spalletti, che Mazzarri è in un treno, si mette a lavorare, lì boom, 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 a lavorare. Ma quello è così. Ma anche se tu alleni una squadra di ragazzini, va bene, quelli più belli da allenare sono gli allievi, 15-16 anni, che sono giocatori già fatti, lì ti diverti, ma là 3 volte a settimana fai l'allenamento, tu devi fare 1 ora di tattica 3 volte a settimana, sperando che dopo 10, 12, 13 giornate di campionato incomincino a fare, non dico 2 passaggi, non dico 3 passaggi, 2 passaggi di fila. Se tu il lavoro non lo fai continuo, che deve diventare automatico, è così. Sarri era una macchina perfetta in Napoli, ma tu ci giravi, hai visto come si facevano gli allenamenti, quello è. Garcia, non lavorando, ha creato questo, perciò ti dico, io sono molto fiducioso. Ecco, perdonateci se cambiamo leggermente argomento, anche perché poi sul Napoli ritorneremo a più riprese nel corso della nostra rubrica. Certo, trovare un sostituto di Spalletti non era assolutamente semplice. Credo che è una condizione che ha vissuto un po' anche il nostro Giorgio, quando dal duo
è passato all'uno. Voglio dire, ecco, a livello mentale non è facile, no? Abituarsi alla coppia e poi proseguire da soli. Com'è stato questo passaggio e soprattutto un libro, Giorgio, che ti ha regalato tantissimo e continua a regalarti una serie incredibile di soddisfazioni, cioè il titolo vecchi... è tutto il programma. I vecchi non mi piacciono. Perché? E non mi piacciono i vecchi. Perché? Perché? Mi posso alzare? Mi fa la schiena. Cioè, guarda, questa è un'autocritica. Guarda, è un'auto, giusto? Meglio che sono seduto. Perché dopo ci farà ascoltare anche, anche il contenuto. Certo. Su Coccobello. Sì. E l'ha già superato i 70 anni. Ci sono arrivato con un po' d'affanno. Ma ringraziando a Dio, mo stiamo qua. Dicono che è l'età della saggezza, ma avesse frequentato persone anziane, che giovinotto avesse la tua mano, ma insieme ai vecchi non mi fidi sta. E i giovani mi portano allegria, si sente sulla torre la freschezza, e i vecchi a me mi mettono tristezza. Non ne sopporto i vecchi, che già fa? Ti parlano soltanto di malattie, e medicine che sanno pigliare, giro colesterolo, la glicemia, e siendo sulla mente la mandò. A ieri mi sono visto con Pasquale, che teniamo più o meno la stessa età. Marito, Gennarino, sto ospedale, tenendo l'affanno, non può respirare. Gigino tiene la prostata ingrossata e certi modi non va fuori più vino. La moglie, marito, sta inguaiata, l'hanno ricoverato già prima. E poi marito, oi Gio, lo sai che è morto. Quello che segue sempre insieme a te, quello che camminava tutto storto. Le segue l'hanno fatta ieri tre. Rocco mi ha fatto una rattata. Ha detto, ma che stiamo a sentire? Io già mi cazzo mi sono guaiato. Ma vi solamente di noi. Da oggi poi, meglio si stongo solo. Ma che mi ha saluto. E baffanculo. La bellezza, caro, caro Giorgio, avrai, in questo momento è arrivato il nostro fotoreporter Pino Attanasio e ti ha fatto delle foto bellissime. Attanasio, però Paolo, ma, scusami. È una delle poesie del libro. Assolutamente. Mi ho dato il titolo, però è una delle tante. Non c'era capito. No, a volte voglio dire, qualcuno se lo volesse accattarsi. Noi ne riparleremo perché con Giorgio ci sarà tanto da parlare, però Paolo, non mi dir nulla, viene da pensare, ma l'altruismo, l'amore. Esatto, questo è un argomento per il quale, talmente che mi sono addentrato e a pensarlo, voi anche i casi che sono così atroci, è proprio dell'amore, che a volte uno declama l'amore e poi dopo ci sono questi omicidi terribili, che io ancora ne sto soffrendo tutti i giorni a sentire queste notizie atroci di questi giovani ragazzi che parlano d'amore. E l'amore è nato, più volte si è detto dell'amore nel periodo della pandemia. Quando fummo assaliti da questo Covid, tutti parlavano, diciamo, ma volete più bene, ma tenere l'amore, frate, sora, maestro. E invece l'amore, mi sono chiesto, e ho scritto una canzone, l'amore addosta. Per noi, per voi, Paolo Cuccaro! Ho fatto una salute che portava chissà dove, senza mi fermare un poco, senza mai pensare chi so, senza mai pensare se è buono o se è una strada malamente. Non mi sono fermato manco a riposare in un momento. Ho visto belle cose, bella gente attorno. Addossati
sto ancora camminando, sto cercando di trovare qualche cosa che fa bene, sto cercando e maviglia. Mezzo imbroglio che ha aiutato, che ha truccato sta partita. Mezzo imbroglio scombinato all'ombra scura che sta vita. Ha già avuto tante cose, ma non ha già avuto a te. Quando te teneva stretta, te portava in pietà. Ho fatto tanta strada quanti firma attorno a me, m'hanno fatto sullo schifo che ne voglia chiudere. Gente che in vita è stata solo infame e malamente, scamazzata sotto i piedi in fusi lacrime la gente. Faccio cupe senza amore, senza anima e senza cuore. Quanto schifo alla grande questa canzone, un po' il periodo attuale, la società attuale, ma Daniele ha da dirci qualcosa. E noi ascoltiamo. Pubblicità. Table, 'cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like. Ritorniamo in studio, caro Paolo. Grazie a Daniele che ogni tanto ci manda questa pubblicità, ma non potesse fare a me, scusa. A me, se me le date a me i soldi della pubblicità. Scusami, ma... Sì, qua c'è qualcuno che sta remando contro, hai capito? Vedo girandomi. No, guarda chi se canna fa. Io lo so chi è stato, lo so. Ma state attenti a te, hai capito? Perché io la prossima puntata faccio una gigantografia in A4 da basta, perché ci trasso tutto quanti, capito? Compresi e avrei che ci scriva sotto. Ma fanno sempre questo, guarda, il mister e Daniele è una discussione continua. Fatti di palleggio, dì. Ma si è fatta così grosso. No, mi si è fatta palleggio. Invece di metterlo alle spalle, doveva metterlo alle spallette. No, andiamo a cenare.
via, via! Non fate così, ah, non fate non così. Loro che ce ne ha. Io perciò ci provo sempre. Non succede mai, ma non come la canzone, 33 anni. Dovete sapere, amici di casa, che non è facile. Ricomponiamoci, ricomponiamoci, è perché molto qua... molto difficile andare avanti. Ebbene sì. Ebbene sì. Questa me la porto a casa, però. Questa te la porti a casa e tuo figlio mi sfotterà per tutta la vita, ho capito. Ritorniamo al nostro Napoli. Ritorniamo a noi. Allora, da Sergio, ma giro la domanda anche a Lino e a Luigi, un argomento che tiene banco su tutti e che porta il nome di Victor Osimhen. Si parla del contratto Ponte fino al 2026, ritenete che possa essere fattibile? Queste sono scelte che fa la società. Voi sapete bene quando io ami Raspadori. Purtroppo nel gioco del Napoli Raspadori è un giocatore che soffre la presenza di un, è sacrificato per un giocatore come Osimhen, che è veramente un giocatore che diciamo così, sopra il livello normale dei giocatori normali. L'anno scorso lui e Kvaratskhelia, ve l'ho sempre detto, per me sono stati le due ciliegine su una torta meravigliosa creata da Spalletti, e sono giocatori che fanno la differenza e prima o poi sono giocatori che purtroppo dovremo per forza di cose vedere andare via, perché andranno a guadagnare soldi che De Laurentiis non può permettersi di dare a questi tipi di giocatori. Certo. È normale che se torna Osimhen il Napoli aumenta la capacità offensiva, non voglio esagerare, ma almeno di un 40% l'aumenta, perché lui è un assassino d'aria, è un cannibale, vede la porta come pochi, eccetera. Raspadori è un giocatore che fa giocare la squadra, abbiamo visto anche in nazionale, ha fatto una prestazione bellissima, ha dato spazio a tutti i suoi compagni, lui viene incontro, poi è bravo a giocare con entrambi i piedi, cambia gioco, a me piace da morire. Però la presenza di Osimhen nel Napoli è fondamentale. L'anno scorso è stato bravo Raspadori con l'aiuto di Simeone nel periodo in cui lui è andato via a sostituirlo. Però parliamo di giocatori che giocavano in una orchestra ben rodata. Il problema di quest'anno è che l'orchestra ben rodata non c'è, quindi anche loro possono fare una partita buona, un'altra partita così così. Stiamo sempre là. Io l'ho detto, spero che Mazzarri possa portare soprattutto questo entusiasmo nei giocatori, che gli dia una mano per ritornare a giocare sui livelli, perché c'è poco da fare a livello diciamo così fisico, di allenamenti eccetera. Bisogna lavorare sulla testa e soprattutto dire ai giocatori: ricordatevi quello che facevate l'anno scorso, dobbiamo rifarlo uguale, con qualche piccolo accorgimento, ma quello è il tipo di gioco che deve fare il Napoli per i giocatori di qualità che ha il Napoli. Benissimo, chiedo a Lino, come al solito Sergio è stato chiarissimo, ma ritorno su un argomento perché mi sto facendo Lino semplicemente da tramite, quindi correggetemi se sbaglio. Pare che De Laurentiis stia lavorando a questa opzione, a questa possibilità, che si trova con appunto il suo miglior giocatore a 18 mesi dalla scadenza, con la possibilità, Lino, di vederlo in estate sotto prezzo rispetto a quanto valeva Osimhen solo l'estate scorsa. Allora, onde evitare di perderlo, si sta pensando a questo contratto definito Ponte. Ritieni che sia una soluzione possibile, che possa concretizzarsi? Ma io sono del parere che il tifoso deve sperare che Osimhen aumenti il suo valore, che in questo momento le probabilità che Osimhen resta a Napoli sono enormi, perché Osimhen è un calciatore che per il terzo anno consecutivo si infortuna. Per il terzo anno consecutivo non rende inizialmente come dovrebbe. Va in Africa e si fa male. Cioè, sono tutte situazioni che comunque portano a deprezzare Osimhen, certo. No? Però il tifoso non è contento. Quando è che è contento il tifoso? Se Osimhen adesso entra e ti fa altri 30 gol e poi dopo speriamo che Osimhen resta a Napoli, è impossibile. Quindi la domanda da fare al tifoso, io l'ho fatta, perché essendo a contatto con il tifoso ho fatto questa domanda. Tu preferiresti avere Osimhen mezzo e mezzo come adesso, con la speranza che resti a Napoli, o avere un Osimhen che ti fa 30 gol e l'anno prossimo va via? E il tifoso è molto intelligente. Spera che il Napoli vinca il quarto scudetto e che De Laurentiis si incassi i soldi di Osimhen. Così rende la squadra ancora più forte. Luigi, la tua opinione in merito? Allora, io sono il meno esperto di parlare di calciomercato, perché il calciomercato presuppone l'ipotesi. Io vado nel mio tipo di lavoro più sulla documentazione di dato scientifico del calcio. Ma cosa ne pensi tu di Osimhen a Napoli? Ovviamente
io spero, non penso, che Osimhen possa trovare una quadratura tale da recuperare un rendimento importante, perché questo Napoli con lui può ancora recitare un grande ruolo nelle competizioni alle quali è iscritto. E dopo, queste sono situazioni che io definisco da scrivania. Questi signori hanno tutta la capacità di potersi mettere d'accordo, però secondo me la volontà del giocatore poi è fondamentale. Lui ha un po', per certi aspetti, il pallino in mano, e se veramente dice di amare Napoli, ce lo deve dimostrare a 360 gradi. Ma il problema è Calenda, non è Osimhen. Il giocatore per me è il giocatore. Il giocatore che ha un contratto con un manager non può dire sì. Ma ci sarà una clausola anche per rescindere un contratto con un manager? Sono manette, scusa. Sì, sono proprio manette, ti posso garantire. Se tu leggi alcuni di quei contratti... Io spero che quello di Osimhen abbia una clausola. Perché Calenda sale, è quello che a un certo punto ha fermato tutto. Perché? Ecco. Perché l'unica parte in cui veniva sottoposta a un taglio era la sua. Io capisco che questo è il tuo mestiere, capisco che dovevi guadagnare tre e ti ritrovi a guadagnare uno, però hai capito che cosa stai combinando? Ma certo. Comunque certo. Bisogna cercare di risolvere le cose. Io penso che la volontà vada anche oltre i numeri, se c'è veramente la volontà. E ci sono degli esempi di calciatori e di manager che hanno fatto anche un passo indietro, perché non dovrebbero farlo questi due? E domandaglielo a Calenda, no a me. Io non mi occupo di calciomercato perché non è la materia che preferisco, proprio per un'impostazione personale. Non c'è dato scientifico, è tutto un dare ipotesi, certo. ipotesi. A me il calcio del se sarebbe, come diceva qualcuno 45 anni fa in televisione, non piace. Se sarebbe, è giusto. Parliamo su dati concreti, sarebbe, certi, a proposito dei singoli, col mister e con i presenti in studio, analizzeremo anche quella che è la figura di Gollini, perché Gollini molto probabilmente sarà chiamato contro l'Atalanta a difendere la porta e quella per lui sarà sicuramente un'occasione importante. Nel frattempo, Paolo, che ne pensi tu della roba usata? Ma guarda, io faccio sempre sotto casa mia, passa uno e dice a roba vecchia, a roba usata, il lavatrice scassato, perché esiste ancora un'altra volta ritornato di moda un famoso usapunale, no? Perché non esisteva più, però visto i tempi che siamo un po', ci sono corsi e ricorsi, stiamo ritornando un'altra volta che le mie figlie quando sentono questa voce dal megafono che dice a roba vecchia, ma che vuole questo? Perché non hanno idea che la roba vecchia uno la può anche riutilizzarla, o addirittura regalarla. E il nostro professore è venuto proprio con questa idea di farci un esempio poetico su questa. Prego, professore. Roba vecchia, diciamo roba antica. Roba io antica. Sono mortificato nell'imporle un tragitto più lungo dell'usuale. Ma conosco la sua disponibilità, l'apprezzo moltissimo. Scusate le spalle. Sì, ma il fatto, il fatto che tu lo dica così bene in italiano anche ma questo ti dovrebbe gratificare. Non ti devi dimenticare che mi era sempre 20 euro per quello che ti sto facendo. Ma perché la gratificazione non è sufficiente. La gratificazione va al di là del valore temporale, del valore come dire materiale. Professore, prego, sarcofagi. Allora. Ha detto tutto. Allora, io vi presento una poesia che è ispirata alla ironia talora dissacrante che caratterizza appunto la nostra filosofia di vita, che in genere è appunto è avvezza alla, diciamo, a sdrammatizzare le realtà anche più, diciamo, complesse. A roba rubata. Co prim frate mio, Salvatore, ci stevano 3 anni di differenza. Issa vesteva come un signore e gli sembra arrangiatiel n'indecenza. Perché sta roba soia che si levava, scarpe, vestite, qualche cazzoncill, mamma naturalmente la stipava per quando io mi facevo grossicill. Sto fatto è giutannanza fino a grossa, come per dire, per fare un paragone, essa mangiava carne
ei sembra l'uos. Isser nom, ei sembra un guaglion. Po, fratem, saluta a noi, muret. Dopo tre mesi, appena che sposai, ve lassi immaginare che succerette. Fu una disgrazia over grossa assai. Avete per stare in da casa nostra, bella, aggraziata, chi ne è gioventù? E subito mamma mi fa una proposta. Voglio ricette, sposatella tu. E no, mamma, ve voglio bene assai. Io vi rispetto, p'amore e Dio. Stavolta vi rispongo, che sta mai? Una cosa no, la già ingegna pure io. Antonio De Pasquale, ritorno, non no, che... dico, no. Dico, vada, sì, no. Tutto d'accordo, cioè, no, no, ecco il nostro Daniele, 40 euro, qua la vende, 40 euro. Dicevo, il nostro Antonio De Pasquale, nonché il nostro Gagà, quello che ha il modo napoletano elegante di dire e di spiegare le cose, per cui per questo sta sempre con noi, anche se lui non è un esperto di calcio, è vero? Assolutamente no. Ma quanti calci hai presi? Uno saccare! No, ma io poi ho una tradizione familiare, nel senso che, come forse altre volte detto, la buonanima di mio suocero è stato il presidente della Real Portici. Ah. E mio cognato, non da meno, è stato il presidente del Portici. Io però i calci non capisco proprio niente, calcio d'angolo, non so neanche, la mia splendida moglie, che purtroppo non c'è più, era appassionatissima, e mentre lei si vedeva la televisione, Cuscai, Dazan, che si vedeva una schifezza, io mettevo a studiare e a scrivere una cosa in decoro, però ogni tanto vedevo che lei ci batteva le mani e io godevo con lei. Dani, abbiamo visto che pure lui l'ha detto, no, che non ha più la moglie, quindi è vedovo. Dani, sposati. Io poi mi sposavo. Non sei il mio, non sei il mio tipo. E io poi mi baciavo a lui. Io ho ancora dei gusti classici. Noi siamo un po' totoniani, perché ricordiamo le frasi storiche. Non potrebbe essere altro. Diciamo che siamo napoletani, amiamo. Dani, a proposito di ricordare, ma il famoso bar che tu frequenti e che ogni tanto ci porti delle novità. La situazione è un po' in ferma. No. Perché? Perché per Natale lui, visto che il sabato c'è tutta questa gente che comunque vede questa trasmissione e si riunisce, ha fatto dei lavori. Quindi questa settimana restava chiusa perché vuole allargare, vuole fare, poi ci aveva i dolcetti con i nostri nomi, ci aveva tutte quelle cose. Però nel frattempo uno del gruppo ha fatto questo. E questo che cos'è? Scusate, possiamo inquadrarlo? Vediamo se riusciamo ad inquadrarlo. Al nostro questo Peppe, è un biglietto della lotteria. Oh. Indovinate, la lotteria? Tutti al Maradona. Anno 2023, tutti al Maradona. Vedete, ci sono i numeri, i codici, le cose, tutte queste cose qua. E il primo premio è un andare a cena con Cinzia Profitta. Oh, mamma. Poi io stavo vendendo parecchi biglietti. Quanto costa il biglietto? Il biglietto costa 10 euro. E prendete, approfittate. Cioè, prendi più tu con le giro del biglietto. Oh, hai l'ho fatto io quando ho concluso. Che ovviamente la signora Profita verrà accompagnata dal marito e dal figlio. Oh, lasciate perdere, andate lì. Manco più, meno male che qualcuno l'avevo già venduto e già mi stanno telefonando. Oh, giù, mi era 10 euro. Guarda, pure Sergio, stava tirata una volta. Sì, ti stava dando i 10 euro. Sta tirata la volta. E secondo te? Approfitta. Le consiglieremo di non mettere i tacchi per non farti sentire. Fare brutta figura, hai ragione. Hai capito? Comunque, ma tanto a tavola siamo seduti, quindi non si nota. Noi chiediamo veni al nostro pubblico, perché ci sentono così come se fossimo al salotto di casa nostra, o addirittura al bar a parlare, perché noi siamo fatti così, la trasmissione e il format è questo. No, non ci sono limiti, noi possiamo dire barzellette, però principalmente dobbiamo parlare di calcio e del Napoli. Assolutamente sì, poi ci sarà un'altra magnifica sorpresa col nostro Coccobello a proposito di un qualcosa che introdusse già
tempo addietro il nostro professore, ma ne parleremo tra pochissimo. Introduce. E allora abbiamo introdotto prima. Sì, è quello il professore introduce. Lo introduce, capo, non riesce mai a sopportare la casa. Quello che le vuole. Ma che mortificazione continua. Sì, sì. Parliamo di cultura. Continua, continua. Come devo fare? Attenzione che mettono insieme le forze, sì, e sì. Poi è tutto. Può farlo uno sano, tutto. Che mortificazione. Stavamo parlando di Pierluigi Gollini, la sua occasione nella gara contro l'Atalanta, anche al cospetto del nuovo tecnico Walter Mazzarri. Ma io penso che Gollini non deve dimostrare niente. Nelle poche uscite che ha fatto ha dimostrato di essere un portiere meritevole sia di stare a Napoli e sia di difendere la porta del Napoli. Allora, Meretta a me non è che mi dia tanta fiducia e tanta garanzia in porta, ha delle grosse, diciamo così, pecche dal punto di vista proprio di personalità, e poi ha una pecca nelle uscite. Gollini anche nella partita con l'Empoli ha fatto quello che doveva fare, secondo me dà anche più sicurezza ai compagni, però qua diciamo così, il problema di Gollini è che non è del Napoli, è in prestito. E per riscattarlo mi sembra che ci sia anche una base abbastanza onerosa da riscattare, quindi ecco che poi viene fuori il discorso societario, se ha interesse a investire su Gollini e vendere Meret, perché già Meret col proprio procuratore stanno cominciando a parlare di aumento eccetera eccetera, e io infatti ho risposto su Facebook, ho detto se vuoi l'aumento c'ha, puoi andare, però poi bisogna vedere se De Laurentiis è disponibile a riscattare Gollini. Per me sarebbe un ottimo investimento, perché per me Gollini è uno dei portieri più completi che abbiamo in Italia, è veramente un ragazzo serio ed è anche bravo sia nei pali, nelle uscite, anche coi piedi, quindi è un portiere completo veramente, che se Meretta ha intenzione di andare ad altre parti potrebbe essere una soluzione, che già abbiamo in casa, già conosce l'ambiente, penso che potrebbe andare bene. Anche io sono con, sì, ma infatti sì. Io sono convinto che farà benissimo anche domenica, come ha sempre fatto ogni volta, quelle poche volte che è stato chiamato in causa, e questo è un altro punto a suo vantaggio, vuol dire che è un ragazzo serio, si allena con professionalità, sa di non avere quella fiducia della società perché è in prestito, però ogni volta che viene chiamato in causa dà sempre il suo apporto, e soprattutto lo vedi che è uno che è affezionato alla maglia. Assolutamente d'accordo con mister Cerulli. Allora Lino, un altro argomento estremamente importante è quello che riguarda il reparto arretrato. Pare che Mazzarri in questi giorni si stia concentrando in modo particolare sulla difesa. Tra gli 8 difensori del Napoli soltanto 2 in questo momento sono in nazionale, Di Lorenzo e Østigard con Mario Rui out. Ci sono comunque 5 interpreti con i quali Walter Mazzarri può in qualche modo dialogare e provare a più riprese. Quanto è importante anche il canale di comunicazione estremamente diverso che utilizza Walter Mazzarri rispetto al suo predecessore? Pensa un po', poi uno non vuole fare i paragoni, però pensa un po', Garcia è venuto a Napoli con uno squadrone, ti parla di raggiungere l'Europa, viene Mazzarri, e do fonti certe, ti dice ho parlato con il presidente, dobbiamo arrivare al quarto posto, ma per me il numero 4 non è solo il quarto posto, potrebbe essere anche il quarto scudetto. Cioè proprio dà proprio un input diverso dicendo siete più forti, l'anno scorso avevate 20 punti in più, oggi ne avete 10 in meno, un po' di vantaggio, vai. Non lo pensa forse quello che sta dicendo, però dà un input diverso alla squadra. E questo ti fa capire la diversità che c'è in questo momento tra Mazzarri e Garcia. Poi la competenza è relativa, perché a differenza delle scorse annate dove si cercava un allenatore che dava quel quid in più per poter dare qualcosa alla squadra, adesso c'è una squadra ma c'è bisogno di un allenatore che ti gestisse la squadra che già esiste. Quindi tutto quello che dice Sergio è tutta verità. Quindi alla fine, parlando di Gollini, per dirti, no? In Napoli si dice che ha 2 calciatori per ruolo, forse veramente il portiere è l'unico ruolo dove non c'è proprio, cioè puoi fare ogni una domenica sì, una domenica no, non lo si fa, perché il portiere deve avere una, deve consolidare una squadra, quindi deve essere lui il titolare, però Gollini è un fior di portiere.
Assolutamente d'accordo, tutti con te. Luigi, comunicare è sempre importante, probabilmente saper comunicare nel calcio è sicuramente un vantaggio doppio. Guarda, io accolgo con questa venuta di Mazzarri davvero una nuova luce, perché nel lunedì scorso, quando ancora non si capiva praticamente chi potesse essere tra Tudor, Cannavaro e Mazzarri l'allenatore, io avevo appena fatto un post in cui avevo scritto Garcia, Mazzarri, altri su Facebook, giusto così, tipo gioco delle tre carte. Poi qualche giorno dopo avevo motivato questa cosa dicendo Garcia è un otto dovuto, Mazzarri è quello che sicuramente può dare innanzitutto la motivazione, quindi l'aspetto mentale. Poi bisogna capire fino a che punto è riuscito ad assimilare un certo tipo di automatismo teorico e poi da tradurre ovviamente in campo rispetto al modulo migliore del 4-3-3, e gli altri, onestamente, Cannavaro, ho scritto per me, è una scommessa, diciamo, e tra gli altri Tudor, onestamente, non mi convince tanto dal punto di vista del 3-5-1-1, perché questa è una squadra che è stata costruita per giocare con una difesa a 4. Ovviamente, nel modo in cui ha iniziato Mazzarri, attraverso questo suo parlare con i singoli giocatori, come faceva Spalletti, allora questo ascolto secondo me è cruciale, al di là dei numeri, dei sistemi, degli schemi. Cioè, secondo me questo è partito col piede giusto per questo motivo, ma è una convinzione personale, potrei pure sbagliare. Luigi, prima del break pubblicitario, poi ci concentreremo anche sul nostro meraviglioso Coccobello, io vorrei che tu presentassi ai nostri amici telespettatori un tuo lavoro editoriale che grandi gratificazioni ti sta donando, Napoli Campo Centrale, la riconquista di una dimensione elevata. Ce ne parli? Sì, allora, questo è un libro che in effetti è sintesi di tante cose. Innanzitutto di un modo di approcciare il lavoro. Dunque, questa foto che si vede è il luogo del Museo Bonelli, 15 novembre, Mater Dei, c'è stata anche un'agenzia ANSA che ha rilanciato la notizia, abbiamo presentato questo volume a Napoli. Il 4 di novembre, poiché io abito a Treviso, il Napoli Club Treviso mi ha ospitato nel club dopo la partita Salernitana-Napoli e abbiamo presentato anche lì la cosa. Dunque, questo è, ecco, innanzitutto sintesi, diciamo, di un modo che si definisce documentazione giornalistica con metodo scientifico, in cui io ci inserisco la sintesi di 20 anni da cronista di provincia che poi negli ultimi 13 si è dedicato attraverso la propria testata giornalistica Sport Flash 24.it a operare sullo sport, in particolare sul calcio e anche sul Napoli. Gli ultimi due anni sono stati estremamente gratificanti per me, perché ho avuto la possibilità di intervistare personaggi estremamente importanti. Vi dico soltanto nel biennio, allora, Vinicio a casa sua, a via Manzoni, nell'ottobre del 2021, Roberto Beccantini a Milano, in un'intervista che Carlo Nessi ha definito sulla sua pagina Facebook enciclopedica, che praticamente era un periodo in cui il Napoli e l'Inter stavano a meno due dal Milan e il suo scudetto era ancora in gioco. E poi successivamente, poi la vicenda del tricolore è sfumata sul terzo posto, abbiamo ripreso con i nostri report del biennio, e durante la pausa del mondiale in Qatar io sono riuscito a intervistare in maniera breve Beccantini, quale ha già fotografato che questo Napoli era la sorpresa del campionato e poteva fare anche molto bene in Champions, ma soprattutto perché giocava bene, faceva spettacolo. Allora è stato profetico a modo suo. Poi successivamente Zazzaruni, in un'intervista in cui si parla esclusivamente del mondiale, io gli faccio la domanda sull'Italia e lui mi risponde: qui l'unico modello che esiste in Italia è il Napoli. Benissimo, grazie. Perdonami, prego. La terza intervista di Focus profetica è quella di Alberto Cerruti, milanese, inviato della Gazzetta dello Sport per tantissimi anni, l'unico della Rosia ad aver visto in tribuna stampa Bernabeu 82 e Berlino 2006, il quale mi dice alla famosa domanda: ma come ripartirà il campionato, quando tutta l'Italia o quasi diceva comincerà un altro tipo di Serie A? Lui disse: ma il Napoli può perdere una partita, ma fondamentalmente questa squadra esprime dei valori molto diversi e superiori a ciò che esprimono gli altri. E anche la quarta e ultima, durante la pausa, Aldo Serena, a cui io chiedo:
ma se il Napoli batte tra due giorni la Juve, che succede? Allora lui dice, se batte la Juve, allora vuol dire che è una Juve, essendo una Juve era reduce da 8 vittorie consecutive, dice, allora probabilmente ha messo davvero la marcia giusta. E lui poi gli faccio una domanda su Kvaratskhelia, oltre a degli amarcordo su Maradona, per quello del famoso Napoli-Juve 1-0 del 3 novembre dell'85. Lui era in campo e ci descrive nel libro tutta quella giornata e anche la settimana precedente a quella giornata in cui Tacconi sfotteva sfrocoliamo, come dicevamo noi a Napoli, Diego, si creò tutto un clima particolare, ce lo descrive preso. Però su Kvaratskhelia poi dice... È un giocatore che è un tocco di romanticismo in un calcio ipertattico. Qui poi finiscono i report di quello che è il focus di metà, diciamo, stagione. Si va sui report della cronaca minuto per minuto dello scudetto e poi dal 4 di maggio poi cominciamo a pensare alle analisi. Allora, innanzitutto una di tipo sociologico, perché se mio nipote mi dice ma perché De Laurentiis e no Pasquale Esposito, presidente del Napoli, io che gli rispondo? E io devo spiegare a mio nipote di 10 anni, che cos'era Napoli nel 2004, in quell'estate angosciante per milioni di persone. Ed è quindi un aspetto sociologico. Poi sono andato il 7 maggio a intervistare Carmelo Squillante, presidente del Napoli Club Treviso, che poi successivamente il 4 di novembre mi ha ospitato per la prima presentazione, e anche lì ho avuto la possibilità di far parlare quindi i tifosi e quindi persone competenti che hanno dato un loro squarcio diciamo così, e la loro visione molto realistica, senza nemmeno eccessi, laddove a volte si parla di ultras si potrebbe magari ipotizzare un'assonanza con linguaggi eccessivi, invece no, Maria è una persona molto pacata, abbiamo avuto la possibilità di incontrare. E poi, dunque, Renica di Fusco a giugno, perché io a Vicenza l'ho intervistato durante il loro stage UEFA e loro ci hanno dato tutte le connessioni tra l'ambito tecnico, tattico e psicologico, tra i scudetti che hanno vinto loro e lo scudetto che ha vinto Spalletti. E poi in ultime due interviste fatte con due statistici amanti dei numeri, ciascuno uno per un modo, uno per un altro. È Vincenzo Imperatore che ha scritto il libro A scuola da De Laurentiis, perché tra le tante domande che mi sono fatto era, ma scusa, ma il Napoli quando il signor De Laurentiis lo ha acquistato, il primo assegno, il primo blocco, ecco, diciamo così, numerico, a quanto ammontava? Dice, no, non ammontava a 30-31 come è stato scritto, ma a 29.5. Poi faccio anche altre domande, racconto di retroscena, perché lui è stato un po' la persona giusta, al posto giusto per poter fare poi certo un testo. E in ultimo Mario e Prota, perché a livello statistico abbiamo inquadrato tutta la situazione riguardante i record di Osimhen come capocannoniere, i record di questo Napoli nella storia, dei 120 anni praticamente di calcio a Napoli, e abbiamo fatto anche insomma dei passaggi archeologici. E poi c'è una cosa, anzi l'ultimo, per due cose flash, una è una statistica su tutte le squadre scudettate dal 1930 a oggi, che esiste solo in questo libro, scusate ma ve lo devo dire, che rapporta ciò che è praticamente il dato numerico delle prestazioni che si sono avute, e in questo focus in effetti ho trovato che la squadra di Sarri con il suo 92,2 di risultati utili consecutivi, oltre a essere la squadra per cento, scusami, a un certo punto con questo 92% è anche una tra le prime 10 seconde della storia della Serie A. C'è anche un Perugia che ha avuto addirittura negli anni 70 il 100% di risultati utili e non ha vinto lo scudetto. Io l'ho chiamato le 10 nobili del campionato. Nel mio sito ho scritto il CONI dovrebbe dare, secondo me, una medaglia a valore sportivo a questi 10 club per questo fatto che loro comunque, anche se non hanno vinto, però comunque hanno dato un'eccellenza. Certo. E l'ultima cosa a Museo Bonelli, perché? Perché Bonelli a un certo punto, quando io ho chiesto a Gaetano, che è un mio amico, uno storico con cultura di napoletanità, il nostro amico, esatto, a un certo punto ho detto Gaetano, ma quali sono i record di Napoli al di fuori del calcio? E lui mi ha fatto una panoramica eccezionale, c'è una Napoli in queste ultime quattro pagine che la gente non sa o sa in maniera molto sfumata, frammentata, ma sono napoletani che non sanno, campani che non sanno, ma soprattutto italiani che non sanno. Bravo. O forse non vogliono sapere o fare finta di sapere. Bravo. Ecco, insomma, quelle cose un po' ambigue. No, perché è difficile riscrivere la storia, però se tu lo fai vedere ti fermi a parlare, sennò chi so catto sto coso. Se tu, no, sto scherzando. No, ma io voglio dare un consiglio a chi eventualmente vuole. Va su Google e scrive libro Napoli campo centrale,
trovo praticamente un sacco di link in cui può acquistare i libri. Io do un consiglio: urbone.eu, il nostro editore, per 7 giorni consegna gratuita in tutta Italia. Benissimo, lui no, ci ti ho fermato perché se lo dici tutto così, dice vabbè, ormai me l'ha già letto, complimenti. La stessa cosa, io lo vorrei comprare, ma già usaggio. Complimenti, parte, perché complimenti. È una carrellata generale rispetto allo sport, rispetto al calcio. È bellissimo perché, come facciamo noi tutti al Maradona, anche lì si parla della Napoli storica. Certo. Ma noi lo facciamo anche qua, perché il professore... Sì. Tante volte ci ha spiegato tante cose. E appunto, perciò il libro è proprio... Lì fa sti gesti. Piglio pallone, fa ripallone. Cinzia, procediamo. C'è un algida laggiù che pubblicità. No, aspetta, prima della pubblicità, io devo fare la mia pubblicità, cioè la nostra, al Dream Music di Gaetano Fiore e Davide Fiore, che ci fanno regia, che ci assistono e che tra le altre cose fanno anche registrazioni a chi vuole cantare e fare un disco. Quindi applauso anche a loro. E pubblicità. Massima concentrazione, sì, perché nel frattempo che stavamo fuori dalle immagini, perché c'era la pubblicità, ci siamo imbiancati, ma non perché ha nevicato, ma perché io ascoltavo Giorgio e dal posto suo, dalla sua postazione, ho detto no, devi venire qua al centro dello studio per fare cose, perché siamo alti, no, perché ci devi recitare quella tua creazione, possiamo dire così, è un tuo pensiero, ah, una di tua, come è nato l'uomo, esatto, come è nato il primo uomo, Cupzet, perché Cupzet. Questa è una cosa che a me è piaciuta tantissimo e a chiunque l'ascolta. Vabbè. Però c'è ancora chi non la conosce, per cui noi da tutti al Maradona ti pregherei di declamare questo modo di declamare de Opezzetto. Meglio lo professore. Lui è il gaga, lui è solo della Napoli alto locale. Con la G. Il gaga. Allora, Opezzetto si chiama così? Un bel ricordo. Astorio Opezzetto. Lasciamo a Giorgio Coccobello. Va bene. Ascoltate attentamente, perché voi sapete come siete nati, ma non sapete come è nato il primo uomo, perché penso che sapete come nascono i bambini, no? Si unisce l'uomo con la donna, fanno una cosa che non lo so se voi la fate ancora, e così nascono i bambini. E così nascono i bambini. Ma il primo uomo come è nato? Ve lo conto io. L'uba liurn, l'uba tatern, se vanno a fare un giro all'esterno, ma senza gente in mezzo alla via, fui preso dalla malinconia. Allora disse: non saccio come, ma ci pensate che all'ombra. A così presero poche letame, ci sputò in coppa, e nascette Adamo. Il pataterno, la sua creatura, la volle fare con molta cura, ma faticando se ne accorgette che su perché un bello pezzetto. Dire un manette 3 ore a guardarlo, ma non sapeva dove sistemarlo. Chiamai Adamo e con fare strano, pigliai un pezzullo e giuretto in mano, dicendo: Adamo, fornuti un basto. Ma chi sto piazza che mi è rimasto? Vieni tu stessa a dove piazza, perché a pensare mi sono rotto a capo. Come ci ho detto, Adamo, guardai. E chi sto cosa ne è? A dove piazzai? Per essere buona a dove stava la ponte, o udai e sono mettendo in fronte. Ma chi sto cosa? Fastidio alla reva, perché per me non ci vedeva. Allora disse: ma sa che faccio? Piglio un momento sotto al braccio. Ma quando dopo muovendo la scella,
l'arrivo in bici stiamo a Patella e alla ricerca di una rientranza se la pannette sotto la panna. Ma vico posso tre ortuse. Adami spisse si trova in fuso. E se non hai casi ciù beveva, ciù dava dinti ci sta qua scurriva. Allora corso da lente suprema e poi incazzate ci ponete un problema. Ma da te una ricetta così. E dai complimenti, inventato un pipì. Dopo tre giorni Adami piangeva, che troppo sulla e mezzo sedeva. Allora tornai a dopo da te una ricetta che dinti è un inferno. Io non sono uno che sempre se lagna, però vado a te. Ma vuoi stare compagna. Mi sono scucciato e sta sempre solo. E se non mi accogliete, ti vanno a far friggere. E il patatello, Sanna Madonna, fece il progetto di fare la donna. E mentre Adamo dormiva di bello, gli tolse subito una gustatella. Ma invece di farla la brace arrostita, a quella carne gli diede la vita. La carne era buona e bella pareva, tutti di accordo la chiamavano Eva. Ma quando Adamo asceva con Eva, che il lupazzullo cresceva, cresceva, Adamo stava preoccupato e ha cominciato a grippare il cervello, dice, ma fa che stesse malato, e mi sta sempre indurzato. A dopo da tenno, corretto, depresso, quella ricetta, Adamo, ma si fece. Io non ero gli agnevo perché lo pensa che non teneva. E l'affare era troppo invidiosa e gli aveva pure esse trovando stu cose e disse all'uomo. Adamo mio, perché non vieni a parlare con Dio? Perché a me pure su piezza mettesse, a dove a me ci ha creato là il vuoto. Adamo mosso da compassione facette subito la buona azione e allegramente in presa diretta donava ad Eva quel suo pezzetto. E fu così che da quella funzione nacque la prima popolazione. Più Adamo stava insieme con Eva e più la gente cresceva, cresceva. Sì che lì ora il nostro Signore non lo voleva la voglia esci fuori. Ma c'era il mondo maggiore all'arezza, senza miseria, senza munnezza, senza le guerre né delinquenti, perché in coppo mondo non c'era la gente. Ma da quel giorno crescettero il razzo. È tutto questo per colpo, o per sento che io vi ho detto. È la vera storia di loro. Giorgio Gallo Cocco Bello, è un mito su questa spiegazione. Sentiamo, c'è un'attinenza larvata, mascherata, celata. Fastidio. Ecco, infatti, l'avevamo ravvisato. È giusto. Napoleone. Procediamo. Quattro minuti di tempo. Quattro minuti ancora. L'imperativo categorico lo chiedo agli esperti del settore calcistico del Napoli per quello che sarà il prossimo trittico. Qualcuno l'ha definito il trittico della paura, ma anche della verità, no? Dirà molto. Come dovrà affrontare il Napoli le prossime Io spero pregate? Che l'affronti con la spensieratezza, la voglia, la tranquillità di fare bene come ha affrontato tutto il campionato scorso. Spero di rivedere i giocatori con quella voglia di divertirsi, perché il segreto poi è quello. Se vai in campo con la testa tranquilla e voglia di divertirti, le cose vengono fuori bene. Come diceva prima l'amico Luigi, Lino. Non è tanto vincere queste partite, ma giocarle bene, tornare a giocare come un tempo. Se giochi bene te ne può andare male una, ma poi si ricomincia a giocare come abbiamo sempre fatto. Allora vuol dire che il Napoli potrà dire la sua fino alla fine, per il tempo per recuperare. C'è, le altre squadre non vanno a mille. Anche la Juve tanto decantata, senza tanti aiutini, non sarebbe lì. Certo. L'Inter ogni tanto le sue battute d'arresto ce l'ha, quindi diciamo che se il Napoli torna a giocare come sa, con la spensieratezza, se il Mazzarri riesce a dare ai giocatori la giusta carica, la giusta voglia, io penso che veramente i tifosi possono tornare a divertirsi e il Napoli potrebbe dire la sua anche nelle prime quattro, diciamo. Quindi l'approccio alle gare sarà l'elemento essenziale, fondamentale, Lino? Concordo al 100%, fondamentale, anche perché sono partite che si preparano da sole, no? Sono partite che dove tu devi solamente dare quello che dice Sergio, alla fine non devi fare nulla, perché sono quattro partite dove non devi stare a dire devi fare questo, devi fare quest'altro. Si farà il 100% sicuramente, l'importante è avere spensieratezza.
E poi secondo me è importante cercare di capire e comprendere veramente cosa facevano prima. Io penso che l'abbia già fatto, assolutamente, ha chiamato a uno cercando di comprendere, adesso il capitano sarà il capitano. Senti, una sola te ne dico, arrivare a Castel Volturno all'inizio dell'anno e dire siete tutti uguali, Di Lorenzo e Zanoli stessa persona, per me sono uguali, è un errore certo. gravissimo certo. che ha fatto, no? In questo momento c'è una gerarchia e vedrai che anche in panchina Zanoli, se Di Lorenzo va bene, sorride. Tenendo presente che io Zanoli lo amo, giocatore. Ma non si può dire a Di Lorenzo. Assolutamente. Fateci dato che poi è tutto così, perché le prime tre giornate lui ha tolto Di Lorenzo, la prima giornata ha messo Zanoli, veramente. Cioè non è una cosa... Certo. Lui non conosceva realmente il valore di Lorenzo, ha visto chi era il titolare, ma non conosceva il blasone in quel momento di quel calcio. Sì. Nino, perdonami, dove potremmo vederti? Ah, io sono Forza Napoli on the road, ragazzi, è una trasmissione che va su varie emittenti, è la voce, diamo voce... ai tifosi, cioè noi è partita questa trasmissione 7 anni fa perché ci sono talmente di talk show oggi in tutte le campane, sono numerosissime, dove tante volte, a mia non è una critica, ci sono anche persone che veramente non sanno la nostra realtà, vengono dal nord, vengono da tante altre parti d'Italia e nel treno studiano un attimino il Napoli, ma è tutta verità, non è che viene da Treviso, ma tu sei un napoletano doc, quindi conosci il Napoli. Vabbè, penso ci sono... che ho espresso. Ci sono tantissimi giornalisti che purtroppo, e noi poi prendiamo da quelle labbra, allora ci venne questa idea, fa che i tifosi dicono qualcosa di più interessante, quindi noi abbiamo dato voce ai tifosi cercando di veramente comprendere fuori allo stadio, quindi l'umore al momento, quindi a caldo. E poi si va il lunedì in strada per comprendere. Siamo io in compagnia di Fortuna Letizia, molto noto della televisione, e Vittorio Veneziano, e capeggiati da Ennio Fo, storia del calcio. Della TV. Forza Napoli on the road, va in onda dal martedì al venerdì su vari emittenti. Non dico le emittenti per però dare. Io posso permettermi da parte anche della regia e del nostro editore che se. Possiamo anche noi avere i tuoi contributi fuori allo stadio, tanto parlare anche assolutamente. Se ci puoi dare un anticipo, ci fa sempre possiamo accettare di... sicuramente. Solo da quello. Non interrompete il filo conduttore, perché poi noi siamo conduttori. Perché volevo dire che anche in studio puoi essere presente con noi, quando hai tempo puoi sempre venirci a trovare e discutere sempre con il nostro mister e altri giornalisti. Quindi sei sempre il benvenuto. Passiamo all'ultima parola. Sì, Luigi. Voglio essere breve, venire incontro alle vostre esigenze dei tempi, fai entro i 4 minuti. Sì. Allora, compattezza, determinazione e qualità. Al di fuori di queste tre caratteristiche, secondo me, non si va da nessuna parte. Hai detto un applauso tutto, per la sintetizzazione. E siccome siamo veramente alla fase, prima di presentare volevo sempre ritornare a quel discorso del pezzetto, ma non ti pareva che hanno poco, finalmente poi se n'è andato Garcia, al di là del cattivo allenatore che è stato per il Napoli, non ha fatto mai un pazzo, manteneva un po' la faccia sì. Oh no. Un po' così, sì. Ora ripensandoci bene, sì. E infatti, vedi che. Allora, Daniele e il mister se ne vanno. Arrivederci. Io sono stato testimone da quando Mazzarri è arrivato e abbiate a parlare uno di quattro. E lui è testimone. Sai come faceva? Come? O allora. Te lo ricordi e sei un calciatore o vuoi andare a zappare la terra? O il che tu vuoi fare? Gliel'è meglio a parlare con Cinzia. Secondo te i pomi baciavano. Dobbiamo chiudere. Allora io ringrazio di vero cuore e saluto il professor Antonio De Pasquale che ritornerà e ritroveremo con noi la prossima settimana. Grazie professore. Sergio Cerulli, un bravo, mister, Sergio. Punto di riferimento grazie, della Cinzia, nostra grazie. Grazie.
grazie di cuore, grazie anche a Daniele Napoleone. Grazie e a poi voi. Invece dal lato mio, dal lato sinistro, ringrazio sempre Giorgio, perché Giorgio veramente io l'ho seguito in tutte le sue trasmissioni, anche con quella che era il coprifuoco con Lino D'Angiò, Alan De Luca, e sono sempre amici con i quali io ho questa affinità, perché veramente sono naturali, bravi e veri. E quindi grazie a Giorgio Coccobello. Grazie a te. E al figlio poi, perché poi è venuto padre, figlio. Lino che ci ha già spiegato quello che fa, per cui è superfluo dirlo, è il piacere di averlo grazie qui. A voi. Lino Gallo. Grazie. E infine il nostro giornalista che è venuto da Treviso, pensate un po' quanto ha fatto 3 anni di militare, è venuto qui per parlare finalmente anche lui del libro, che ha scritto un libro eccezionale e ce l'ha leggiuto tutto quanto in trasmissione, quindi grazie a Luigi Gallucci. E infine... E mo... Paolo Cuccaro! Grazie! E poi la nostra colonna portante, la bellezza, la bravura, è bionda, c'ha i fiori. C'ha tutto. Ha già partito. Non dettagliare. C'ha tutto. Sì. Cinzia Profita! Allora, come si fa nei palchi, sul palco del teatro, noi siamo il portiere. Tutti gli attori di questa puntata di Tutti al Maradona vi salutano, e attenzione però, la prossima puntata avremo, oltre a questi belli ospiti di stasera, avremo anche Oscar Di Maio e Sasà Trapanese, che ricordiamo fanno quella bella commedia che è Il morto sta bene in salute. Quindi con la mano così tutti insieme, tutti al Maradona! Ciao a tutti! Che succede a Napoli, si sente gente in Lucca, per strade di tutta la città, perché abbracciate tanta gente, mi sa via sa balla e canta, che le sperava sempre e non forneva mai sperare. Ma che succede a Napoli, festeggia tutta sta città, e se colorano d'amore, per quartiere spagnolo. Sta città, ma com'è bella, un fritto in cuore in coppa bella. Quanto tempo m'ha aspettato, e mo è impazzuta sta città. E mo è successa Napoli, si è scatenata Napoli. E mo è successa Grima, e viva che sta città. Ma che è successa speranza, sperava sempre, non s'avverava mai. 33 anni, sperava sempre, ma che vuol fa non succedeva mai. E mo è successa una. Terza parte belle le avrei. E mo è successa Napoli, mo canta tutta Napoli, che la speranza grida, è luce che sta città. Ma che è successa Napoli, con tutto sole in alto.
ma che ne spine non s'avverava mai. Rotto tant'anni, scusate tanto, si tutto mondo canta sta città.